stiamo facendo. Si discute di medicina di genere presso l'ex direzione sanitaria dell'ASL Salerno 1. A promuovere il dibattito l'ambulatorio di medicina di genere del distretto sanitario numero 60 di Nocera Inferiore, un ambulatorio che ogni mese smista circa 150 donne che si rivolgono alla struttura per diversi problemi attinenti alla sfera femminile. Un servizio importantissimo e su cui punta tantissimo l'ASL e in particolare il distretto sanitario Nocerino. Sicuro che il rapporto che un medico donna piuttosto che un operatore sociosanitario piuttosto che un'infermiera può avere rispetto a un paziente che è una persona in difficoltà, una persona che soffre, è sicuramente un rapporto più amorevole, ma proprio per quella questione di propensione materna che magari può avere un uomo. Quindi la donna nel distretto 60 è ben considerata, quindi noi abbiamo adesso a partire dagli screening che vengono fatti per la donna, faremo un progetto sulla violenza sulle donne e sullo stalking. Noi del distretto 60 l'abbiamo avuto finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità e quindi diciamo possiamo tranquillamente dire che tutte le iniziative che noi poniamo in essere nell'ambito dell'ASL è un po' il distretto pilota sulla medicina di genere. Si possono presentare le donne previo prenotazione, tutto esposto al pubblico, tutto nell'ambito delle relazioni esterne che mantiene l'ASL Salerno, e ricevere un'opportuna visita, un opportuno diciamo, percorso alternativo, un modo anche di presentarsi e di poter essere curata, non perché gli altri non lo facciano, ma perché è prettamente rivolto a questo tipo di donna.